Amici di 87 Report, buongiorno e ben ritrovati al nostro rotocalco. Nel corso di questo appuntamento torniamo a parlare di comunità straniere, in particolare di quella cubana. Introduco subito gli ospiti. Innanzitutto un piacevole ritorno qui nei nostri studi, quello di Marianne Christine Scandroglio, che vedete e ormai la conoscete tutti. Salve a tutti, Ilaria, grazie mille per l'invito. Grazie a te per essere nuovamente qui e per il tuo impegno. Abbiamo in collegamento Skype altri due ospiti. Innanzitutto abbiamo il presidente dell'associazione Amundo Latino, Lázaro Víctor Gómez Moreira. Benvenuto. Grazie a tutti. Ed ancora la vicepresidente della stessa associazione, Sara Sanchez, alla quale do il benvenuto. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Allora, veniamo subito alla questione di cui ci andiamo ad occupare. Parleremo poi nel dettaglio di una manifestazione tra le tante che vengono indette dal popolo cubano, ma prima di fare questo vorrei venire subito da te, Mariam, che ovviamente ti batti, ti impegni da tanto tempo per le comunità straniere, quindi vorrei da te proprio una fotografia, un pensiero, ecco, su quello che è il quadro generale ad oggi, per spiegare anche a chi ci segue ovviamente le condizioni in cui vivono attualmente questi popoli. Innanzitutto grazie per l'invito, sono contenta di portare un tema che è quella della comunità cubana in televisione, di cui se ne sta parlando relativamente poco. I cubani in Italia sono più di 100.000, sono radicati tra Roma, Milano, il Trentino e ce ne sono 5.000 in Campania. Ovviamente quando parliamo di comunità cubana li conosciamo per quanto riguarda la loro cultura, la musica, il ballo, la medicina. Non dimentichiamoci che il popolo cubano è stato uno dei primi a venire in soccorso agli italiani durante il periodo di Covid. Ovviamente li conosciamo per il turismo, ma non c'è solo questa Cuba. Esiste anche una Cuba che è da anni che è sotto un regime dittatoriale. Probabilmente per noi europei, italiani, è difficile riuscire a capire cosa vuol dire vivere in uno Stato senza diritti, senza democrazia, proprio perché noi ne abbiamo combattuto, parliamo ormai di più di 50 anni fa, però ci sono tantissimi popoli, tra cui quello cubano, che si stanno battendo per la loro libertà, libertà in senso di diritti civili, libertà in senso di avere diritto anche a loro a una democrazia. Ovviamente il popolo cubano sta organizzando delle manifestazioni alla quale ho partecipato anch'io, a Napoli, a Roma, a Milano, abbiamo fatto degli incontri con istituzioni politiche per chiedergli un aiuto nel percorso di democrazia che la comunità cubana vuole fare contro quello che è il regime castrista. Ovviamente richiedere la democrazia non è semplicemente un percorso, come possiamo dire, diritto civile, è anche un percorso mentale che sicuramente non sarà facile, però con rappresentanti come Sara, come Lázaro, è più facile poi avere una guida per riuscire ad ottenere una vera e propria democrazia in senso di rispetto dell'altro. Proprio su queste parole voglio di nuovo collegarmi, dare voce a Sara che combatte e si batte per quelli che sono i diritti del suo popolo, che ormai lei guarda da lontano, ma comunque con lo stesso amore, con lo stesso trasporto. Sara, abbiamo fatto un quadro generale, ma davvero analitico, di quella che è la situazione. Siamo ritornati più volte sul
diritto al voto, siamo comunque, ci siamo focalizzati anche proprio su quelle che sono le condizioni umanitarie, no? Abbiamo parlato delle misure repressive, come ti avevo promesso, leggo qualche numero: dal 2018 ad oggi sono 9.000, più di 9.000 gli arresti, 4.200 le detenzioni, 600 prigionieri politici, 13.000 misure repressive contro la libertà di movimento dei cittadini cubani. A questo purtroppo si vanno ad addizionare dati gravissimi che ci dicono che c'è un'incidenza del 70% per quanto riguarda le persone che vivono in condizioni di povertà. Ma quello che più allarma è che 8 persone su 10, proprio per ricollegarci a quello che dicevamo prima, soprattutto per il periodo pandemico, non hanno potuto ottenere medicine in farmacie. 73% di persone che dichiara ovviamente un'alimentazione carente e 80% di persone che subiscono continue interruzioni di corrente. Queste sono soltanto alcune delle cose che ci fanno capire, proprio da un punto di vista strettamente umanitario, di che cosa stiamo parlando. E tu, Sara, sei una che può testimoniarlo davvero, perché noi ci siamo parlate a telecamere spente, mi hai raccontato comunque tantissime cose. Allora sì, noi volevo aprire un preambolo. Noi come popolo, come residente qua in Italia, che ringraziamo tanto questo bellissimo e meraviglioso paese, con questo popolo stupendo che sono gli italiani, che per me questa è ormai già la mia casa. Io adoro questo paese e vi adoro tutti. Noi come popolo cubano, l'unica cosa che chiediamo, noi non chiediamo soldi, non chiediamo cose materiali, noi chiediamo solo sostegno come popolo. Noi siamo nati con la paura dentro al midollo osseo. Io parlo della mia esperienza. Sono arrivata qua in Italia e mi ricordo ancora che se dovevo dire qualcosa negativo di quello che ho vissuto nel mio paese, guardavo fuori dalla finestra perché avevo paura che qualcuno mi sentisse, perché hai la paura dentro. E ci siamo in tanti spogliati di questa paura. In tanti ancora ce l'hanno, ma hanno trovato il coraggio di poter dire basta, perché per più di 62 anni ci sentiamo colpevoli che quel regime ci sia ancora al potere, perché noi per paura abbiamo taciuto la verità al mondo, che vedeva Cuba con un'altra visione. Allora abbiamo deciso di spogliarci di queste paure, e tanti di trovare il coraggio anche con la paura dentro e di dire al mondo, alla comunità internazionale: guardateci, aiutateci, siamo un popolo sofferente, martoriato, che chiediamo solo solidarietà, che chiediamo che venga condannata questa dittatura, che chiediamo che non gli venga dato più sostegno a questa dittatura, e che ci date una mano a noi popolo cubano ad essere un popolo che può vivere con dignità in democrazia. Per questo, in sostegno alla marcia del 15, rettifico, sono fino a ieri 116 città in tutto il mondo che escono nelle piazze di tutto il mondo a manifestare in sostegno al nostro popolo, per il quale abbiamo paura che ci possa essere, come l'11 di luglio, un'altra repressione, ma che loro usciranno lo stesso. Hanno questo coraggio, sanno a cosa possono andare incontro, ma vanno. Noi li vogliamo dare sostegno a questo popolo. Qua in Italia abbiamo organizzato, per non avere tutte le piazze con pochi gruppi, abbiamo organizzato nelle Marche, c'è a Napoli, c'è a Verona, c'è a Roma e c'è a Firenze. Abbiamo 5 città dove si verranno concentrate le manifestazioni, e qualcuna uscirà come Roma e come Verona domani,
che sarà in Piazza Bra, dove ci andrò io pure, e altre lunedì. Potete trovare le locandine nelle diverse pubblicazioni di Facebook, nei gruppi dei cubani, e noi chiediamo solo a questo meraviglioso popolo italiano, che è il mio popolo anche perché io ho i miei figli e i miei nipoti che sono italiani, che l'unica cosa che chiediamo è sostegno. Vi chiediamo sostegno perché noi abbiamo sofferto tanto e abbiamo trovato il coraggio di poter raccontarvi a voi e al resto del mondo le nostre sofferenze e i nostri diritti vietati e abbiamo deciso di dire basta. Certo, Sara, quindi una grande organizzazione e abbiamo dato anche ecco, i riferimenti per chi appunto volesse prenderne parte. Vengo da te, Presidente, proprio perché ci tengo ecco, che parliamo appunto di quella che è la Costituzione alla quale ovviamente voi fate appello, no? Quella del 40, modificata poi negli anni 90, ma allo stato attuale, allo stato di fatto. Nonostante appunto ci sia qualcosa che dovrebbe tutelare, poi nella pratica non ci sono diritti ascoltati. Anzitutto grazie per l'invito a questo programma. Come diceva Sara, anteriormente, dopo il 11 di luglio ha successo una catena di manifestazioni, non solo a Cuba, fuori da Cuba, perché non è cubano che è dentro, sino anche cubano che vive fuori di Cuba, che non ha diritto a votare, che non toglie il diritto a votare. E allora noi, a partire dell'11 di luglio, dove il popolo cubano ha uscito sulle strade spontaneamente, dopo di che è successo quello, abbiamo visto, il mondo ha visto la decisione di questa dittatura di manifestarsi contro questo popolo della maniera più brutta e più insensibile contro un popolo disarmato che solo chiedeva libertà. Sarebbe buono chiarire una cosa. Noi abbiamo una Costituzione che si è rinnovata nel 2019, Costituzione che parte dei cubani non ha dato su voto, perché noi che viviamo fuori da Cuba non abbiamo il diritto di votare. Una cosa che dobbiamo farle capire a tutte le persone che stanno guardando che se noi non abbiamo la possibilità di scegliere chi va a essere il nostro dirigente. Della stessa maniera, il popolo non ha il diritto di dire questo va a essere il mio dirigente, solo il partito che decide chi va, chi è e chi non è. Questo è un po' anticostituzionale. Secondo l'articolo 56 dell'attuale Costituzione del 2019, dice questo articolo ricorda che il popolo può fare una manifestazione pacifica sempre e quando sia quello corrispondente, si andare lì, fare, promuovere questa manifestazione e tempo dove, come, e ha fatto queste arcipiano, ha detto vamo a fare la manifestazione, in quale punto necessitare, di tal ora ma qualora, chiediamo l'appoggio della forza militare. Perché vogliamo fare una manifestazione pacifica e questo è stato rifiutato per il popolo, con la dittatura cubana, sempre ponendo come principale arma che è lo Stati Uniti, che convoca al popolo a alzarsi, che è lo Stati Uniti, che paga ogni manifestante che si rivolge contro la dittatura, che è lo Stati Uniti il culpato di che Cuba si trovi nella situazione attuale. Noi durante questo processo abbiamo manifestato tutta l'azione che è stata realizzando questa dittatura per introdurre questa manifestazione pacifica, perché alla fine hanno messo preso a tanti manifestanti, a tanti sollecitanti di questa manifestazione del 15, altro lo hanno votato fuori di Cuba, espulsato di Cuba. Solo per dire che voi a manifestarmi, per firmare questa lettera dove si sollecita la manifestazione. Vuol dire che la dittatura sta applicando adesso
de modo tangente, de modo crudele, contra un popolo senza arma, contra un popolo che è stanco del modo in cui la dittatura risponde alla necessità, a bisogni del popolo. Come è chiarissimo. Risponde, è come abbiamo visto la situazione dell'ospedale, come abbiamo visto il trattamento che hanno dato al Covid, che alla fine non hanno fatto la cosa come si deve fare, perché hanno iniziato, sono 3-4 vacune, ensayo vacunale, che alla fine non sono autorizzate per l'Organizzazione Internazionale della Salute, questa sarà inoculata al popolo, senza un risultato. Noi abbiamo chiesto, perché si è visto il Senato italiano, penso che Italia, ha denunciato grandemente questa situazione che esiste in Cuba, e ha chiesto l'appoggio internazionale di tutti i popoli da qua dell'Europa, unisci all'Italia, entrare a Cuba con una intervenzione sanitaria per aiutare il popolo di Cuba. Sì, ha ragione, vengo proprio su questo punto qua. Il governo di Cuba ha rifiutato questo aiuto, che Italia, principalmente Italia, che è l'avanguardia, che è stato l'unico paese dell'Europa a manifestarsi in contra di questa dittatura, dove loro hanno messo di qua una brigata di medici per paliare la situazione della pandemia, invece loro non accettano un aiuto umanitario. Vuol dire che questo è crudele, e si manifesta adesso il modo crudele con che esercita il governo di questa dittatura contro il popolo. Una, non permette un'apertura economica dove l'individuo, come individuo, può desiderare sviluppare economicamente e può soddisfare tutti i bisogni alimentari, di salute, di tutti. E allora noi stiamo chiedendo alle organizzazioni internazionali, se lo chiedo alla Unione Europea, come noi possiamo aiutare il nostro popolo sin che quella dittatura nieghi l'aiuto. E continuamente loro resistono e dicono che non ha bisogno Cuba di avere un aiuto umanitario. Io ti ringrazio per la tua testimonianza e insomma quando vorrai noi di 87 TV sapremo dar voce a qualche altra iniziativa. Grazie Sara Sanchez. Grazie a voi. Vicepresidente dell'Associazione Mundo Latino, saluto anche il presidente dell'associazione, Lázaro Víctor Gómez Moreira. Grazie presidente. Grazie anche a voi. Siamo veramente in chiusura e voglio salutare e ringraziare Mariam Christine. Eccoti, grazie mille per essere stata nuovamente Ilaria, qui. Ilaria, grazie a te, grazie per la disponibilità. So che è un argomento impegnativo, però ci tenevo, sì. Anche perché ce lo siamo spiegati, quindi io ti ringrazio e ci vediamo prestissimo. Grazie a te come sempre, grazie a Mariam Christine Scandroglio, grazie a voi che ci avete seguiti anche per questo appuntamento e quindi ci vediamo alla prossima, sempre qui con 87 Report. A presto.